Amiche e amici di Volume Right, siamo ancora qui con Giovanni Maria Ferraris, assessore allo sport della Regione Piemonte. Volevamo approfondire quali sono i futuri progetti della Regione, soprattutto in campo sport e disabilità. E quest'anno è stato un anno molto intenso, partiamo dagli nazionali in montagna di Special Olympics, poi abbiamo avuto una componente importante alle Olimpiadi Paralimpiche di quest'anno e lì abbiamo anche fatto dei bei risultati e siamo riusciti ad incontrare poi tutti gli atleti in regione. Insieme a questo abbiamo sostenuto molte iniziative legate alla disabilità attraverso gli enti di promozione sportiva, lo sport cosiddetto di base, e l'anno scorso, quindi con progetti che si sono conclusi nell'anno in corso, abbiamo sostenuto 90 società sportive, quindi tantissime, e premiandone alcune anche per l'ottimo livello e qualità dell'offerta sportiva e insieme dell'inclusione che hanno generato nella società piemontese. E adesso abbiamo per le mani i campionati italiani di ciclismo su pista, di paraciclismo su pista al Velodromo Francone. E sicuramente in autunno delle gare di canottaggio, ricordando i 130 anni della federazione, per i quali i paralimpici vanno fortissimi e anche a Tokyo hanno dimostrato grande capacità. E per l'inverno noi tifiamo ancora sci e quindi vogliamo ripensare ai nazionali di Special Olympics proprio in Piemonte, a Bardonecchia, come sono venuti quest'anno. In mezzo abbiamo e continuiamo a seguire molti eventi nazionali e regionali di Special Olympics, ma anche del CIP che promuove in modo molto efficace l'attività sportiva nel mondo della disabilità. Noi siamo con il mondo della disabilità, abbiamo cambiato la legge apposta per riproporre in veste nuova la cultura dello sport che possa essere beneficio e possibilità per tutti. Quest'anno in particolare ha attirato molto l'attenzione anche del pubblico lo sport del campo della disabilità, può essere anche per il maggior investimento da parte delle istituzioni? Ma credo anche sì, sicuramente investimento in eventi ma anche investimento in comunicazione. Abbiamo incontrato le scuole, tantissimi studenti delle scuole, io personalmente ho portato delle delegazioni di sportivi disabili e non dell'esercito italiano, che ringrazio moltissimo per le testimonianze che ci ha offerto e ci ha regalato, e abbiamo iniziato a seminare una cultura del buono, una cultura del bene che sia utile per tutti. E credo che questo abbia fatto la differenza e quindi forse il pubblico che si avvicina anche a tifare con maggiore attenzione, ma anche le famiglie che temono di mandare il figlio a praticare sport si stanno avvicinando maggiormente, e su questo noi puntiamo, perché non sia una vergogna ma sia un'occasione nuova di vita, perché la vita è la cosa più bella del mondo. Grazie ancora, grazie mille. È meravigliosa e come meravigliosi siete voi, viva lo sport!